Ciao! Allora, oggi sono qui in un'altra postazione, come vedrai, per mostrarti il mio angolo creativo. Allora, devo specificarti subito che il mio angolo creativo si divide in tre postazioni. Lo so, sono tante, ma la mia cameretta è troppo piccola e quindi è così, mi spiace. Ti farò vedere innanzitutto la prima parte che si trova qui. Questo è uno scaffale, non so se riesci a vederlo sotto, questo è un calendario, uno scaffale in cui ci sono questa scatola, aspetta un secondo, ecco, questa scatola qui, che è quella che a volte mi vedi come sfondo nei tutorial o nei video, che contiene, oddio quanto pesa. Che contiene in teoria il fimo, ma questi sono i residui. Comunque, alcuni sono qui dentro, alcuni sono qui dentro. Questa scatolina che ho fatto tempo fa. Questo è lucido, inutilizzato perché l'ho utilizzato le prime volte, poi non l'ho usato più. Questa è la glassetta che vi avevo fatto tempo fa. E questo è il rubaforma. Per fare gli stampini, però è finito anche questo, devo ricomprare e basta. In teoria ci andrebbe il fimo, però ce n'è pochissimo perché l'ho finito e dovrei fare il rifornimento, ma adesso proprio non è il caso. Poi in quest'altra scatolina invece di Marilyn, un po' di Marilyn. Tempo fa ho scoperto che c'è scritto Manilin, ma questi sono i cinesi, che bisogna fare? Niente. Qui c'è, se riesco a tirarvela giù. Scusate, guardate quanto è bella Marilyn, l'adoro. Ok, qui ci sono tutte le mie formine. Allora, queste le ho prese a Parigi, Disneyland. Con Minnie e Topolino, sono in silicone, vedete, bellissimo questo, appena l'ho visto. Questi ovviamente sono per il ghiaccio, ma io li ho presi proprio per il fimo. Ok, questo, poi ci sono queste che sono per la fua, credo, per la fua fua, con tutti il pane, il cornetto, la rosetta, la ciambella, il pancarré, anche questi in silicone. Poi questi che sono proprio della Fimo, vedete, passeggino, piedini, questo credo sia più per un battesimo. Poi questi che mi ha regalato una mia amica Isabella, che ti ringrazio ancora. Sporca, vabbè. Conchiglie, stelle marine, queste sono molto estive. Scusate, le metto dentro. Ok, poi ho dentro questa scatolina i colori a tempera della Giotto, e questo è sempre la glassa di cioccolato che vi ho fatto vedere in un tutorial tempo fa. E poi qui tutte le varie formine. Allora, queste sono quelle che ho creato io con la gomma siliconica. Questo è un Kinder. Vedete come sono morbidi? Magari se volete vi faccio un tutorial anche su come creare questi stampini. Non so, fatemi sapere voi, ecco. Poi c'è questo, una rosa. Questo è io. Un fiocchettino. Un wafer, questo molto molto sporco, è un cameo, una girandola, una ciliegia, una chiave, il ringo. Poi questo qua è un pan di stile fatto da me,
vabbè, ce ne sono un po' altri, ma se mi metto a farvi vedere tutti, facciamo dopo domani. Questa è la pasta che vi ho fatto vedere, quella là, l'animale, Oyumaru, vabbè, non mi ricordo mai. E poi queste sono tutte le varie formine che ho comprato, che sono per i dolci in teoria. Quindi questa, vedete, questa forma di coniglietto, questa forma di stellina, questa forma di goccia, luna, e c'era anche una forma di cuore, eccola, questa qui. Vabbè, comunque ce ne sono tantissime. Poi c'è questa spazzolina che uso per dare quel senso un po' più reale ai biscotti, invece di usare uno spazzolino. E basta. Ok, richiudiamo la scatola, appoggio qui e riprendiamo. Allora, questo invece è un portaschede. Questo lo uso quando devo andare da qualche parte, devo far vedere le mie creazioni, non posso portarle tutte. E dentro ci metto tutte le schede stampate delle mie creazioni, con i prezzi, le varie cose. Questa invece è la bacheca, oggi come si chiama, che uso per attaccare le calamite, quando magari faccio qualche mercatino, ecco. Passiamo a quest'altra parte. Qui c'è, allora, questo qui sotto è il piano che uso per lavorare, che l'ho fatto da me con una cornice da giorno con dei fogli, del metro per prendere le misure e del nastro di carta. Poi questo facciamo da sopra. Ecco, qui c'è una porta mingeria. Ok, eccolo qui. Qui ci sono degli anellini. Qui ci sono i chiodini, le monachelle, gli orecchini a perno, gli anelli di portachiavi, qualche perlina, qualche svaroschino. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco. Così. Poi qui ci sono le spille e gli anelli, questi qua con i ciondolini. Ok. Qui qualche catenella, qui le microperle e i phone strap. Poi qui in un altro portamiuteria ci sono, vedete, questo è più nuovo, tutte le mie cane. E appunto, parlando di cane, vi volevo dire che se vi interessa posso farvi vedere la mia collezione, cioè quante ne ho, dove le ho prese, posso dirvi, posso farvi vedere come si tagliano e come si usano. Se vi interessa fatemelo sapere, ecco. Queste sono tutte quelle che ho. Poi qui ci sono tutti i ciondoli di cui vi ho già parlato nella review. Qui ci sono alcuni charm, dei ciondoli molto grandi che non uso. Vabbè, li ho mucchiati tutti lì. Qui c'è il wire, questo nastro, come si chiama, questa catena, questo filo, ecco, molto malleabile, come vedete, che io uso per creare i portafoto, però sinceramente questo si può usare in mille modi. Cioè, ci sono delle ragazze davvero brave che ci fanno delle collane, degli anelli spettacolari. E poi qui ci sono quelle due boccettine che vi ho fatto sempre vedere nella review di ciondoli. Poi per ultimo c'è questa cassetta per gli attrezzi. Tiriamo giù anche questa. Ok, manca di tutto. Me la apro. Ok, allora qui c'è tutte le perle. Questa non so cosa qui. Tutte le perle e gli strass, vedete,
un ciondolino di Winnie the Pooh. Vedete tutte le varie cosine strane qui. Qui invece ci sono i, ok, sempre gli strass e tutti i cabochon. Questi sono molto carini, tutti colorati. Quest'altra parte ci sono i fili di ferro, tutti un po' i fili, diciamo, un cordone per fare i phone strap. Oddio, vediamo, questi qua sono fili elastici, questi colorati che vedete, questo qui, e questo è sempre un cordoncino per fare il phone strap. Poi qui ci sono i vari ciondoli in argento di pedano che ho, che vi ho fatto comunque già vedere nelle varie review. Qui tutte le mollettine che uso per attaccarci le creazioni in film, di tutti i colori, nere, bianche, colorate, oddio, scusate. Ok, poi qui ci sono i vari strumenti, che quelli che uso di più, diciamo, quindi la lama, questa ondulata fatta in questo modo che è malleabile, quest'altra lama, anche questa molto malleabile, della Steiner proprio, e quest'altra. Ok, poi c'è il rullino per stendere la pasta e questo strumentino qui appuntito. Ok, poi tirando su, se non cade tutto, oddio. Ok, qui ci sono tutte le coccardine che vi avevo detto che volevo usare per i cerchietti, quelle mi sono fatta fare da quella ragazza su internet, bellissime. Poi qui ci sono degli sticker, questi sono di Hello Kitty ma inutilizzati praticamente perché non li uso proprio. Questi sono quelli che vi ho fatto vedere nella review e queste sono delle stelline. Qui tutti i miei fili di raso e anche di organza, tutti i colori, per lo più rosa. No, no, non mi piace il rosa, no, perché... Ok, e poi sotto ho, oddio, cade tutto, aspettate, ok, faccio prima fare così. Ok, qui sotto ho tutti i vari pennarelli che sono tutti a punta fina, che a volte invece di usare la tempera per fare gli occhini, gli occhietti, uso questi pennarelli indelebili. Poi ho questi qui, lunghissimi, la colla artiglio, gli abbassalingua, aspettate, vedo se ce n'è uno più trasparente, no, vabbè, è quello per fare i segnalibro. Poi ho la pistola per la colla a caldo, la colla glitter, il ricambio per la colla. Poi che altro c'è? Questi qui sono gli strumenti che vi ho fatto vedere prima, l'ho fatto vedere uno. Ok, eccoli qua, vedete, sono molto utili perché sono molto diversi, servono per vari scopi. Ok, e basta, questo è tutto questa parte qui, chiudo qua se non cade tutto. Ok, ok, oppala, ecco, mentre sistemo vi dico che questa è la prima parte, quindi la prima parte del mio angolo creativo. Poi vi farò vedere più dettagliatamente la parte in cui ci sono i vari bigliettini da visita, le cose che uso per i mercatini, che sono in un altro angolo. E poi in un altro angolo ancora, come vi ho detto sono tre, qui è tutto risistemato, ci saranno gli espositori per gli orecchini, con tutti gli orecchini, gli espositori per gli anelli, tutte le mie creazioni così in generale, ve le faccio vedere. Ecco, vi saluto e alla seconda parte.